qualcuno che ogni tanto è il computer, bravo, c'è qualcuno che gioca anche la PlayStation, chi ce l'ha a casa? Vedete? E anche questa qui, Xbox, serve, anche qui serve energia. E altra energia serve quando ci spostiamo, con gli aerei, i treni, le nostre auto. Ora, la domanda che vi faccio, voi sapete da dove viene questa energia? Quali sono le fonti? Ci sono tre tipi di fonti. Ora ve lo so. Ok. Ora vi dico quali sono le fonti di energia. Ci sono le energie fossili, di cui parleremo tra un pochino, c'è l'energia nucleare e poi ci sono le energie rinnovabili. Ok, c'è una bella differenza tra tutte queste fonti di energia, perché le energie fossili quali sono? Sono il petrolio, il carbone, il gas, e abbiamo visto dal video che cosa sono questi qui, sono delle, perché si chiamano fossili? Perché vengono dal sottosuolo e pensate che per formarsi ci hanno messo anche milioni di anni, no? Che sono lì nel sottosuolo, e dal video abbiamo visto che erano anche dei materiali di scarto che dovevano essere depositati lì nel sottosuolo, solo che noi andiamo lì, scaviamo e ce l'andiamo a riprendere. Che cosa succede? Che la prima cosa, cioè, ci sono voluti milioni di anni e noi ci mettiamo poche centinaia di anni per consumarle, significa che sono delle fonti che finiscono, giusto? Sono limitate, per questo sono delle fonti non rinnovabili. E oltre a finire, che cosa fanno? Inquinano, perché generano l'atmosfera bruciando il carbone, bruciando il petrolio, dove l'abbiamo visto l'anidride carbonica che aumenta nell'atmosfera, gli alberi non ce la fanno a compensare e quindi aumenta quell'effetto serra che abbiamo visto prima. Quindi aumenta la temperatura della nostra terra. Aumentando la temperatura che succede? Si sciolgono gli acciai, gli animali che si estinguono, quindi è un bel problemino. C'è un altro tipo di energia che è quella nucleare, che è un po' più duratura, non finisce facilmente come i combustibili fossili, però anche c'è il problema della radioattività, della sicurezza, le centrali che sono pericolose, quindi anche questa è una forma di energia che se riusciamo a farne a meno sarebbe meglio. C'è una terza tipologia, una terza fonte di energia, sono le cosiddette energie rinnovabili. Perché si chiamano rinnovabili? Perché si rinnovano sempre, non finiscono mai. E soprattutto, bravissime, energia eolica e solare, ce ne sono anche delle altre, ora le vedremo, perché sono tutte quelle fonti che producono energia attraverso quello che ci dà la natura, quindi il vento, il sole, l'acqua e la terra. Ora qualcuno già le ha menzionate, quali sono queste energie? L'energia solare, l'energia idroelettrica, eolica, poi ce ne sono altre due. Geotermica, e ne manca anche una. Questa è un po' più difficile, quella c'è l'idroelettrica. Questa si chiama il fotovoltaico e l'energia solare, che è definita il fotovoltaico. La sapete qual è? Termica, geotermica, l'abbiamo messa, ce n'è un'altra, si chiama biomasse, ok? Ora che cosa succede? Che sono di queste fonti che andremo a vedere un po' come funzionano, però invece di spiegarvelo io, ve lo faccio vedere attraverso un cartone animato, che è quello che stiamo portando nelle scuole, un cartone animato che vi invito ad ascoltare con attenzione, perché vi spiegherò un po' come funzionano e dopo vi faccio anche qualche domandina, ok?